ritorniamo in studio, ho in mano Midgard, quindi temi norreni, però c'è qualche novità, perché questo ve l'avevamo già fatto vedere, eccola qui la novità. Qui abbiamo il tomo dei mostri, ossia un compendio per andare a espandere ancora di più la nostra conoscenza delle terre di Midgard. All'interno di questo bellissimo compendio troverete tutte le caratteristiche di ogni mostro, creatura, non morto. Ho già visto due o tre creature che mi aspettavo che avrei trovato qui all'interno, tipo l'abominevole bellezza o l'Absorber Jbra. Hanno dei nomi abbastanza complicati. Quello è il mio preferito. No, è veramente bellissimo, comunque consigliato a tutte le persone che hanno amato e che continuano ad amare questo tipo di gioco. Vai, guarda. Poi è veramente stupendo. Trova il tuo mostro preferito. Brava Raven. E ringraziamo Raven anche per un'altra chicca, ci dà la possibilità di esplorare il Medioevo in una versione alternativa, quindi un Midgar in un certo senso che viene sfiorato, perché il Companion del gioco di ruolo di vampiri, Secoli Bui, ci dà la possibilità di esplorare un'Europa medievale, naturalmente con i vampiri. Tra l'altro c'è anche qui un Thor rosso, cioè un inquietante vampiro, un signore di un dominio. Non vi voglio dare spoiler, ma andate a guardarlo, insomma, giocatelo soprattutto assieme al Companion, una bellissima mappa che ricalca l'Europa medievale, insomma, naturalmente con delle aggiunte, ma effettivamente è una mappa, comunque c'è il Sacro Romano Impero, il Papato, i Califfati, quindi molto molto interessante, non soltanto quindi una mappa, ma anche lo schermo del Master con tutte quelle che sono le istruzioni per fare sangue e morte di tutti i giocatori. No, comunque non è vero, il Master bravi sono, fanno divertire quelli cattivi invece non vedono l'ora di torturarli. Se sono in vena. Che poi questa tra l'altro è l'edizione del 20° anniversario di Vampiri. Hai giocato Vampiri? No, e adesso ci giocherò con te. Vabbè, direttamente allora dammi il fai master, ma scusatemi se vi interrompo, ma io vorrei concludere questo episodio con il Dracco di Birreria. No, vabbè, perfetto, perché è bellissimo. È Paolo. È palesemente il mio morroso. Ciao Paolo. Il Draco, che poi è Draco, non Drago di Birreria. È Draco di Birreria, esatto. Bellissimo.